Valerio Brunozzi di quinto quarto, abbiamo parlato dei due gironi, il girone C e il girone D e le differenze tra i due, e poi torniamo qui in studio. Porto Reggio a canestro come Manu Ginobili, come Ginobili. Io do il benvenuto a Valerio direttamente da quinto quarto. Io sinceramente sono molto curioso. C'era ospite il mio amico Donatello Viggiano. Ho sentito parlare Valerio e quindi l'ho ingaggiato per questo suo contributo perché abbiamo tantissime cose da dirci. È chiaro che io ti do il benvenuto, però la serie sembra già scritta. Rieti, Reggio Calabria, focalizziamoci in primis su questa. Sembra una sorta di Davide contro Golia, insomma, è troppo forte la Sebastiani. Valerio, che ne pensi? Beh, Giovanni, anzitutto ti ringrazio per avermi invitato nella tua trasmissione e saluto i tuoi ascoltatori. La serie con la Real Sebastiani Rieti sarebbe stata una bruttissima serie per qualunque settima, ottava, chiunque fosse arrivato in quelle posizioni aveva da affrontare quantomeno Rieti, Rimini o Roseto, quindi c'è poco da fare calcoli, secondo me, con tre squadre di questo livello. La Real Sebastiani in questo momento è una squadra che cavalca una striscia di 15 vittorie consecutive. Non ha a disposizione Yander, Cinciarali e Dieng, ma rimane una squadra con 9 effettivi di tutto valore che possono ruotare e dare efficienza e grande contributo anche in pochissimo tempo ognuno. Quindi grandissima rotazione. Grandissima distribuzione del punteggio e delle responsabilità. Questo è arrivato con un campionato fatto di sofferenze, però in questo momento è una squadra in piena forma e in piena corsa per la promozione. Reggio Calabria, l'ho detto già in altre occasioni, ha avuto grandissimi meriti già nel disputare il girone di ritorno che ha disputato, perché 11-4 partendo da posizioni play-out praticamente alla fine del girone d'andata. Con pochissime certezze, ripartendo da soli due elementi, non era scontato arrivare ai playoff, non era scontato farlo da settima con il ruolino che ha avuto nell'ultimo mese. Nella sfida contro la Real Sebastiani, con tutto il rispetto per l'avversario, ma è proprio una questione di profondità. Al momento che cambia il primo quintetto, Finelli ha molti uomini da ruotare e Bolignano ha una rotazione a 7, 8 massimo. Sì. È come il grande Milan di Sacchi che usciva Donadoni e entrava Gigi Lentini, per capirci, per chi ne mastica di calcio a Marcord. A parte questo, condivido il tuo ragionamento su Reggio Calabria. È ovvio che Alex Finelli, come giusto che sia, mette le mani avanti. Ha detto ci sarà il fattore campo di Reggio, ma a mio avviso, come tu hai ben detto, c'è grande differenza. Ciò non toglie che dopo anni tribolatissimi da queste parti, aver raggiunto un piccolo step successivo, ovvero la conquista del playoff, va dato merito a questa giovanissima società al terzo anno di attività che 3 anni fa di questi tempi doveva giocare la finale in C-Silver Calabria. Quindi un passo alla volta, secondo me, senza fare voli pindarici o errori del passato, è troppo facile dire che a Reggio Calabria c'è stato Manu Ginobili, Kobe Bryant o Sasha Volkov. La realtà è diversa e bisogna andare un passo alla volta. Ovviamente io mando questo video che so ti interesserà molto perché tra pochissimo apriamo l'argomento delle differenze tra i gironi. Ci guardiamo questa piccola clip e poi torniamo qui. Beh, ci sono momenti all'interno di una stagione. Questo è un momento importante nel quale Ruvo ha goduto nel finale della gara del boato del pubblico, dell'energia, della spinta. Significa andare a Faenza, c'è un'altra tappa ciclistica, tempo di Giro d'Italia. A un certo punto però c'era un arrivo in montagna molto duro perché Ruvo era sotto di 7 all'intervallo e 1-0 per loro. Da lì Ruvo ha cambiato atteggiamento, ha cambiato voglia, faccia soprattutto. È il primo minuto e mezzo del terzo quarto decisivi per cambiare inerzia della partita. Abbiamo fatto anche un ottimo primo quarto, diciamo che probabilmente abbiamo faticato un match e una frazione, del secondo quarto ad entrare nel clima da playoff. Adesso è evidente che abbiamo una consapevolezza in più, che tutta questa narrazione, sulla superiorità del girone C o della
permeabilità della nostra difesa, 49 punti subiti nel primo tempo, 24 nel secondo. Il girone D non è il girone degli sfigati, nel girone D c'è gente che ha vinto medaglie alle europei giovanili, c'è gente che ha vinto dei campionati, ci sono delle guide tecniche di altissimo profilo e delle buone squadre. Voler, come qualcheduno ha fatto, ricavare una narrazione da un dato statistico su un denominatore, un solo match, era assolutamente, come dire, una valutazione azzardata. Noi però di tutto questo ne abbiamo memoria come spettatore, come protagonisti. Noi abbiamo assolutamente voglia venerdì di far nostra la partita e il resto diventano chiacchiere. Questa è una squadra che gioca da 2 mesi e mezzo senza il miglior under dei 4 gironi, è una squadra che ha perso per 2 mesi e mezzo Bartolozzi nel momento in cui aveva deciso in difesa una partita, quella di Salerno. È una squadra che ha avuto un problema muscolare con il giocatore nel momento in cui segnava i 5 punti consecutivi che ci portavano sul più 5. Il non piangerci addosso adesso sta divenendo una carica enorme, e di questa adrenalina che giustamente tu attribuisci anche all'enorme detonatore che è rappresentato dal nostro pubblico, abbiamo una grande voglia di abbeverarci. Insomma, queste erano le parole del coach Ciccio Ponticello, totalmente senza voce dopo gara 2, ci teneva tantissimo, aveva anche un po' di sassolini dalle scarpe da togliersi. Allora, è chiaro, per chi fa cronaca è normale che si analizzino i risultati, la squadra X vince, la squadra X perde. Nella puntata precedente di Quinto Quarto, penso quella prima del playoff, tu però avevi allertato tutti, attenzione a Faenza, perché è una variabile impazzita, c'è Gigi Carelli alla guida ed è una squadra di striscia che vuole non mollare mai. Sul discorso di fondo, io sono d'accordo con Ciccio Ponticello, ma ovviamente poi parla sempre il campo. L'anno scorso vinse Nardò, che arrivava dallo scarsissimo girone D, tra virgolette, dopo aver giocato un anno totalmente sottotono, tutti dicevano Nardò non ha dove andare, poi vinse. Realmente, probabilmente andare a pronosticare qualcosa di simile diventa dura. È chiaro che Rimini, Roseto, Sebastiani e anche l'altra Rieti sono forti, sono fortissime. Che ne pensi? Ma se parliamo di Ruvo di Puglia, Coach Ponticello ha pienamente ragione, è un'altra di quelle squadre che sicuramente sono pericolose. E dire che il girone C è superiore mediamente al girone D non vuol dire che poi la promossa non esca fuori dal girone D. Ecco, lo hai detto tu l'anno scorso con Nardò, ma c'era anche tranquillamente una Real Sebastiani l'anno scorso nel girone D, che poteva, se fosse andato tutto bene, andare in A2 tranquillamente, e era nel girone meno allenante di tutti e quattro, come si suol dire, come si dice, poi da un paio d'anni. Se vince Agrigento quest'anno non ci sarebbe a sorprendersi, insomma. Ma per me non farebbe una grinza, nel senso, sarebbe una bella impresa comunque battere la Sebastiani in questo caso. Magari penso alla Sebastiani come avversario più logico per Agrigento, ma non ci sarebbe nulla di strano, a maggior ragione ora che hanno aggiunto Ambrosin. Ruvo rimane una squadra che ha l'asse play pivot che l'anno scorso è andato in A2, Merletto e Cassar con Fabriano lo hanno già fatto, a Hidalgo, a Markovic, sottolineiamolo, uno dei migliori under, per me si gioca anche con Dieng, con Miani, insomma anche da altri gironi ci sono under veramente di altissimo livello, e non avrei finito. Zampogna è un altro che mi viene in mente subito così a caldo, ma Markovic di fatto è stato il miglior marcatore di Ruvo per 6 mesi e ora è fuori da un bel po', e dovesse rientrare nei playoff Ruvo diventa veramente pericolosa se lui è in forma. Ha pienamente ragione se parla della sua squadra. Se parliamo di media del girone, io penso che se andiamo a vedere l'ottava, la settima, la sesta del girone C, è lì che si misura il livello del girone medio,
e li confrontiamo con le Reggio Calabria, le confrontiamo con le Torrenova. Tutto il rispetto, assolutamente. Ma Torrenova non sta dando una serie come sta dando una serie Imola Agrigento, non la sta dando a Roseto. Reggio Calabria non sta assolutamente da settima dando una serie come sta dando Faenza a Ruvo di Puglia. Cioè è oggettivo, non è niente di strano, anzi ci sono bellissimi progetti nel girone D. Tu parli di Reggio Calabria giustamente perché è una squadra che è in ascesa, Io ti dico ma ce ne sono Salerno è super. Salerno ieri sera ci è mancato pochissimo che. Piccola parentesi, per la cronaca di chi segue i campionati alle nostre latitudini, non dimentichiamoci che Salerno ha battuto in under 15 Ragusa, che sembrava iper favorita dopo aver battuto Cosenza, conquistando le finali nazionali, a dimostrazione che anche al sud si sta provando a lavorare nei campionati giovanili di un certo livello. Io quello che penso probabilmente è che il girone A e il girone B hanno un target molto più giovanile, con costi sicuramente diversi, dove anche lì ci sono superpotenze, ci sono squadre ben costruite. Ma probabilmente dal centro al sud, come da tradizione, si prova a fare qualcosina in più per attirare maggiore pubblico, mettere il nome un po' più intrigante, il playmaker un po' più skillato, pronto a farti vincere. Cioè, a Rieti ci sono Stanic e Piazza. Lì hanno un po' esagerato, però Poi insomma, se non funzionano loro, dai la palla a contento. Se no, c'è Loschi. Se no, c'è Ndoye. Se no, cioè, e ce ne sono altri anche. Ma io sinceramente ho visto da lontano il blackout che ci fu a Rieti col cambio di allenatore, un po' di barzellette correlate e poi il ritorno di Alex Finelli. Lì lavorava anche Alessandro Giuliani, che a dirla tutta è stato per tantissimi anni il miglior dirigente sportivo d'Italia, quindi è ovvio che chi ha messo mano nel roster, budget alla mano, è chiaro, perché senza quello poco puoi fare. Stiamo parlando di una sorta di Paris Saint-Germain, a Rieti faranno dovuti scongiuri perché lì è finita male, ma del girone, o sbaglio? Esatto, no, con la differenza che magari ecco, prima di tutto le poste in palio sono sicuramente più basse di un Paris Saint-Germain, quindi la pressione è anche un pochino almeno per fortuna, perché non è sport, questo non sarebbe sport secondo me, ecco, molto meglio a questi livelli per determinati versi. Ma detto ciò, Rieti Sponda Sebastiani è passata per una metà stagione infernale. A livello psicologico, soprattutto perché si veniva da una stagione l'anno scorso in cui, appena nata la società, si voleva subito salire in A2, non ci si è riusciti. La pressione è raddoppiata in estate su questo argomento promozione. E nei primi mesi si è proprio palpato sul campo: si toccava, si tagliava con coltello e forchetta la tensione di questo gruppo che sentiva l'ansia da prestazione di dover rendere. Poi. Quello che è andato bene paradossalmente è che tutto il pacchetto lunghi si è infortunato a metà stagione e gli under hanno potuto venire fuori come secondo me Coach Finelli aveva sognato fino a quel momento. Lui è diventato un po' il padre putativo di questi quattro ragazzi che sono Cinciarauli, Piccin, Ogilievich e Dieng. Sono tre giocatori che portano quasi 25 punti di media alla Real Sebastiani, quindi eccolo il valore aggiunto. E da quel gruppo di quattro i senior, diciamo, sono cresciuti in consapevolezza mano a mano ogni partita e piano piano hanno ripreso il loro posto e gli under si sono fusi benissimo in questo roster fatto di stelle, un roster dove fondamentalmente tantissimi pensavano che questi giocatori avrebbero giocato 0 minuti in stagione. Invece no, adesso sono fondamentali. E la cosa pericolosa della Sebastiani è che adesso non c'è un garbage time con la Sebastiani. Se è sopra di 30 o sotto di 30, deve giocare per forza con giocatori di qualità sempre. Non c'è Guarda, a un. me dispiace per l'infortunio occorso a Roma a Cinciarauli, che ricordo a Catanzaro, lui Sì. nazionale giovanile georgiano, quando arrivò in Calabria aveva dei capelli ricci, grandissimi, ora ha un altro look. A parte questo, mi dispiace molto non poterlo vedere in scena perché sono consapevole della sua crescita e dei suoi margini di crescita, vista la struttura fisica Guarda, ti impressionante. posso dare un'anteprima su Cinciarauli, ci sono dei problemi ad un piede.
Sembrava qualcosa di poco conto all'inizio, invece non sta rientrando, c'è un problema al piede. L'entità non l'ho potuta sapere chiaramente del problema, però da come ho potuto intendere sicuramente non sarà dei playoff almeno per a lungo Sì, sicuramente. ne ero Vediamo proprio se consapevole, ne ero rientrerà. consapevole. Sì. Sai che ti volevo chiedere, ma in una città come Rieti, che sicuramente, indubbiamente, è una città di pallacanestro, ma come fanno a coesistere due squadre nel medesimo campionato, che non è un campionato da poco, viste le ambizioni? No, non è un campionato da poco, le due società non sono due società da poco. Direi che i due presidenti non sono due presidenti da poco, perché a loro modo tutti e due sono vulcanici, a loro modo tutti e due sono dei grandi investitori e imprenditori, tra i pochi del territorio reatino, se proprio devo dire così, con una tinta politica, diciamo sociale, ecco, diciamo sociale. Loro investono su questo territorio, investono su due squadre che vogliono essere competitive. Il punto è il metodo di investimento, il metodo imprenditoriale e anche il metodo umano, il modello sociale, diciamo, della società, della squadra. Sono due squadre completamente differenti, molto diverse, di ambizioni differenti. Diciamo che la Real Sebastiani è una squadra che prima di costruirsi un background vuole tornare subito a splendere nei campionati che le competono, secondo il nome che porta, diciamo. La NPC viene da un campionato, diciamo, invece più splendente, è retrocessa l'anno scorso dalla A2 e ha avviato un progetto triennale che prima di tutto, più che la promozione in A2, mira a costruire un settore giovanile e tante alternative come basket femminile, basket in carrozzina, dove ha tante squadre di livello in tutte queste branche del basket. Quindi un qualcosa che va più sulla polisportiva. Si sta completando una foresteria per i giovani, per esempio. Questa marchia NPC si sta completando appunto una foresteria per i giovani, Sponda NPC. Quindi c'è un progetto che vede più a lungo e che non pretende subito di risalire, ma che vuole risalire con delle basi consolidate. Quindi sono due modelli, uno più tutto e subito, uno più aspettiamo e costruiamo, ma tutti e due molto efficaci, perché anche quello tutto e subito è supportato da un presidente che sa quello che fa, a livello almeno di come investe i suoi soldi e di come investe, diciamo, il suo tempo e il suo staff. Quindi No, questo è tutto di primo livello nella Real Sebastiani Rieti. Questo è un input importante anche perché alle nostre latitudini è chiaro che c'è della rivalità, della sana rivalità, però molto spesso si dice o lo faccio io o non lo fa nessuno. E metterle in insieme è realtà impossibile, queste sì, due più società. ce n'è meglio è, più ce ne fossero in realtà secondo me meglio sarebbe per tutti quanti, anche perché stiamo parlando di un movimento in reale difficoltà. Io passo la palla all'ultima domanda che secondo me è molto molto significativa. È arrivato un rumor, c'è stata spedita il plico con le nuove DOA provvisorie del prossimo campionato l'anno prossimo, fossimi dirigenti del Real Sebastiani Rieti, in caso di mancata promozione penso che i brividi aumenterebbero, però le promozioni l'anno prossimo dovrebbero essere soltanto due, quindi dimezzate. E le retrocessioni dalla A2 alla B aumenteranno perché ci sarà questa riforma, si duplicheranno appunto in vista della riforma che entrerà in atto col primo step dall'anno prossimo, poi ci sarà stessa cosa tra 2 anni e poi avremo finalmente come ai vecchi tempi e come qualcuno sognava la B1 e la B2 come ai tempi insomma, de canestro allo scadere di Muro per gli amanti della Marcord, di Totò Casamento a Latina, eccetera, eccetera, eccetera. E che ne pensi? Ma guarda, in un flash tu che ne pensi? Sei d'accordo? Non sei d'accordo? Ma Perché io, poi ti dico la mia. guarda, io sinceramente amavo la B1, la vecchia B1, molto spesso il grande Gianmarco Porzecco disse sempre, chiamatele col loro nome, serve la vecchia B1 e la B2 e la Serie A2 come era una volta. E magari con qualche straniero in Serie B, così si ravvive il movimento. Questo lo sto aggiungendo io. Sinceramente sono d'accordo, però credo che cambiare tutti questi nomi, queste regole,
questi campionati nell'arco degli ultimi 20 anni, penso sia, siamo al sesto cambio. Negli ultimi, sì, hai ragione. Un po' Negli ultimi 10 anni, esagerato. no, forse negli ultimi 10 anni c'è stato più un ciclone, un vortice, un cambiamento dietro là. Io ricordo dove, forse sono 11 anni fa, se la memoria non mi inganna, la riforma con A dilettanti, B Ah, dilettanti, sì, dilettanti. da là diciamo da là il Incredibile. sì, abbastanza, sì, avrei detto il disastro io, perché alla fine si è arrivati a una 2 che ha 28 squadre, a una B che ha 64 squadre. È qualcosa di insostenibile già per un movimento che non fa il giusto marketing, non fa il giusto passo di consapevolezza che il basket è uno sport che può essere venduto e che può essere fruito in maniera molto migliore di come viene fatto in questo momento. Cioè, già siamo molto indietro su questo. Mantenere anche 64 squadre in un campionato di Serie B diventa un qualcosa di proibitivo. Io immagino e sogno una B1 a 32 squadre con due gironi est-ovest, sud-nord, insomma, fate come volete, ma due gironi, 16 squadre a girone. Immaginiamo tutto il talento che c'è in queste 64 condensato nelle 32 di una serie B così. Sarebbe un campionato che già senza stranieri avrebbe un appeal enorme e porterebbe in città anche importanti perché ci sono realtà importantissime in serie B. Reggio Calabria è una, ma Livorno me ne viene un'altra, due Reatine, Roseto, ma Rimini. Abbiamo veramente. Ragusa. Sì, Ragusa, ma la stessa Taranto è una piazza importante, la stessa Ruvo di Puglia, la stessa Bisceglie, piazze caldissime del sud Italia. Agrigento, che quando vuole ha 5.000 spettatori lì a sostenerla. L'anno Insomma, prossimo ci sarà Palermo, ci sarà Corato. Corato per chi c'è stato, c'è questo palazzetto no, che è non sono talmente campi piccolo. facili, ecco. Sì, è talmente piccolo, ma è sempre sold out. Hanno giocato la finale di Serie C con non so quante persone fuori, forse più gente fuori che dentro il palazzetto. Sì, e attenzione perché anche dalla C vengono realtà che spingono, perché Montecatini, io credo che avrà una squadra in B l'anno prossimo, Caserta avrà una squadra in B l'anno prossimo. Io sinceramente purtroppo sto provando a organizzarmi, ma sarà dura. Ma qualora arrivasse in finale Montecatini contro Montecatini in C-Gold, è uno spettacolo Bellissimo. unico, anche perché stiamo parlando di giocatori totalmente fuori categoria. C'è Adam Bellissimo. Palazzo, c'è Gianluca Cappellanti, Di di Bonaventura, Buonaventura, bravo, sì. Poi abbiamo sì. un bel po' di calabresi lì, c'è Daniele Dell'Uomo da Crotone, c'è Andrea Procopio, anche lui da Calanzaro. Cioè, Stranieri, quanti ne vuoi? ci sarebbe, no, Giovanni, voglio dire, l'appeal giusto se uno intendesse il marketing, intendesse anche la pubblicità Ma ti posso nel dire, modo giusto. Ecco. la Lega Pallacanestro, per come è stata strutturata, ha fatto dei passi da gigante. Io ricordo i tempi della vecchia C1 Girone H, dove c'erano i vari Ramondino, Peppe Poeta, i tempi delle campane. Era un qualcosa di primordiale. Oggi sono anni luce avanti. Io quello che ho sempre detto, che ho sempre cercato di consigliare, è che è bella la piattaforma LNP PES, a me piace. Però è chiaro che se io sono amante del basket, la conosco e probabilmente mi abbono, ma se sono uno stakeholder che è lontano dal basket da 10 anni, perché c'è stata una dispersione immensa, ma l'abbonamento io non me lo vado a fare e non saprò mai che esiste. Quindi, Ma anche o anche un neofita giovanissimo, non solo bravo, qualcuno. io direi bene, bene LNP PES, ma io farei molti più spot. Di partite gratuite su Facebook che sta andando, su Twitch che adesso va e Bravo, cammina, bravo, e quello bravo. potrebbe essere il passo in avanti. Se posso dare un consiglio a chi se ne Bravo, occupa lì, Twitch. regalarla un po' l'immagine, perché non è che venda e che sposti tutti questi soldi. Se tu, allora la NBA, poi chiudiamo se vuoi, però Vai, vai, se mi tranquillo. dai un minuto, il modello NBA è partito da prettamente americano negli anni 40, 50, 60, 70, dagli anni 80 in poi, con l'avvento di David Stern. Questo sport è sbarcato, questo campionato è sbarcato fuori dagli Stati Uniti, piano piano ha preso tutto il Nord America, l'Europa,
con il nuovo corso di Adam Silver addirittura sta prendendo mercati come l'Asia, come l'Africa, come il Sud America, cioè sta sbarcando proprio ovunque. Qual è il segreto di questa, di questo campionato? Che finché è stato qualcosa di esclusivo e non c'era YouTube, non c'erano questi, queste applicazioni che ti permettono di vedere gratuitamente tutto, ogni angolo del mondo se vuoi, finché non c'era hanno venduto l'esclusiva. Dal momento che YouTube, Twitch, tutto questo che stiamo dicendo ha spopolato, la NBA ha fatto il ragionamento contrario, ha detto perché devo avere l'esclusiva io delle immagini, lasciamo che chiunque vuole montare delle immagini per fare recap, per fare analisi, per fare qualunque tipo di programma sulla NBA, basta che si parli di NBA, io lo faccia. Tanto comunque i soldi li faremo noi, tanto comunque il marketing lo faremo girare noi. Cioè quello che uno youtuber può ricavare dalla Serie B sono briciole, perché già sono briciole quelle che ricava la Lega, in realtà, ragionando in questi termini. Allargando molto il bacino, dando gratuitamente partite su Facebook, dando gratuitamente partite una volta alla settimana in un canale nazionale, per esempio. Cioè facendo ragionamenti di questo tipo, regalando... facendo convenzioni tra biglietti e hotel, biglietti e ristoranti. L'esempio classico è si gioca infrasettimanale Avellino fuori io. Ti faccio un esempio stupido. Sì. Ieri alle 17. Ma sì. Chi vuoi che si veda su LNP PES Avellino? Regalala. Falla vedere a tutti, fai vedere che la palestra c'è, esiste e magari la prossima volta avrai più abbonati. Regalala. Basa più tutto quanto magari, ecco, sulle pubblicità, basa di più sugli sponsor, non basare sull'esclusiva, perché che cosa c'è di esclusivo in una Serie B in questo modo? Cioè deve diventare meno esclusiva, deve diventare più popolare possibile, anzi. La Serie A2 ha avuto ancora un potenziale che per chi la guarda in una certa maniera, visto il numero delle piazze, ha un potenziale molto spesso che riesce a superare anche la Serie A. Quindi, chiusa una, chiusa l'altra, secondo me, se tu la fai vedere un po' di più, la fai sbirciare un po' di più, diventa una donna bellissima che ameremo tutti condividere in giro per il mondo. Questo è il ragionamento sul quale siamo in linea. Valerio, assolutamente. Io ti ringrazio, ci aggiorneremo presto, perché mi ha fatto veramente piacere confrontarmi con te, e in bocca al lupo per tutto. Grazie a te Giovanni, ringrazio te, ringrazio i tuoi ascoltatori e quando vuoi io sono qui. Ciao, un abbraccio. Porto Reggio a canestro come Manu Ginobili, sì. Come Ginobili.